sì, buonasera. Questa è la, la sedia a sedia. Giusto rapidissimamente, insomma, per perlomeno presentare, insomma, chi c'è oggi. Allora, abbiamo, io sono Francesco Spera, il portavoce del municipio P13 del Movimento 5 Stelle. Paola Biggio, sempre l'altra portavoce. Grazie, tanto carina, la ricordo bene. Perfetto. Ma già l'altra, ho visto, ma già l'altra. Abbiamo quindi anche il dottor Rosi dell'Ader, che anche lui conoscete bene. E poi abbiamo altri due portavoci che abbiamo invitato, cioè Luca Verilli, che è un portavoce regionale, e poi abbiamo Federica Daga, che è un portavoce nazionale. E più o meno, così per darvi anche un orientamento come pensavamo di sviluppare oggi questo incontro, Paola farà un intervento per poi riassumere la situazione, poi il dottor Rosi risponderà, avrà uno spazio per parlare anche lui, e poi dopo che saranno intervenuti loro per, come dire, introdurre, no, l'argomento, poi con prenotazione tutti potranno fare le domande, ok? Sì. Sembra ragionevole, no? Come organizzazione del lavoro. Perfetto. Allora sì, intanto noi siamo arrivati qua, come sapete, per via di un percorso che è iniziato l'anno scorso, nel 2013, fine 2013. Abbiamo fatto una agorà a Torre Vecchia, c'era proprio anche Federica Daga, Gianluca Perilli e altri parlamentari, perché ci siamo interessati alla questione di Torre Vecchia, perché sappiamo che c'è una situazione di degrado, di incuria, che gli immobili sono abbandonati, ci sono condizioni igienico-sanitarie difficilissime e problemi di incolumità, perché abbiamo visto che la maggior parte delle segnalazioni riguardano infiltrazioni d'acqua che diventano copiose e vanno a creare problemi di incolumità non solo per gli abitanti che comunque nei propri appartamenti si vedono piovere in casa, ma anche rispetto ai vanoscale, quindi, e poi con danni conseguenti che sono ad esempio danni all'impianto elettrico, danni all'ascensore, per cui ci sono famiglie che per giorni magari hanno l'ascensore non funzionante, persone anziane, disabili, che quindi hanno difficoltà addirittura a uscire dal proprio immobile. Quindi sappiamo che la situazione è grave e non riguarda solo Torre Vecchia, ma riguarda tanti altri municipi, è una situazione diffusa perché per anni i cittadini sono rimasti inascoltati, c'è sempre stato risposto non ci sono i fondi, e sinceramente adesso vogliamo un elemento di discontinuità, cioè vogliamo cambiare le cose, e quindi ci siamo impegnati da novembre 2013 ad oggi attraverso una serie di incontri, abbiamo fatto degli atti, delle interrogazioni con i consiglieri regionali, comunali, noi municipali abbiamo presentato delle mozioni, delle richieste al direttore Rosi, al suo staff, per cercare di capire come risolvere la situazione. Abbiamo fatto un'assemblea pubblica, molti di voi c'erano a fine luglio, sì, dove abbiamo fatto delle richieste specifiche, cioè abbiamo detto queste sono le segnalazioni, dateci delle risposte. In quell'occasione abbiamo preso una seconda tranche di segnalazioni e anche per quelle abbiamo chiesto delle risposte in tempi rapidi. E oggi siamo a dicembre, quindi sono passati un po' di mesi e abbiamo detto vogliamo fare questa assemblea appunto perché vogliamo rendicontare quello che appunto è successo in questo lasso di tempo e quello che succederà a breve, perché purtroppo sappiamo che di questa trentina di segnalazioni inviate è stato fatto poco, quindi vogliamo capire effettivamente la risposta dell'ATER in tal senso, anche se io qui ce l'ho, me l'hanno mandata una mezz'ora fa via mail, ho una parziale risposta, ma magari appunto il direttore e lo staff tecnico sarà più preciso nel darvi delle risposte circostanziate a ogni singola segnalazione. Però adesso rimaniamo sulla discussione generale. Quello che appunto chiediamo noi in questa sede, sia come portavoce municipali, sia come portavoce a livello regionale, parlamentare, sono qui appunto i nostri rappresentanti, è che si cominci a creare un percorso di condivisione e partecipazione degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria
di modo che i cittadini siano finalmente informati e non rimangano anni ad aspettare un intervento che non si sa quando arriva, se fra un mese, sei mesi o due anni, e nel frattempo subiscono appunto una situazione intollerabile dal punto di vista della qualità della vita, perché come abbiamo detto ci sono problemi igienico-sanitari ma anche problemi di incolumità legati alla persona. E vorrei anche spendere una parola per una segnalazione che ci è arrivata in particolare, che mi ha molto colpito, è di questa signora disabile che purtroppo chiede dal 2007 un adeguamento dell'ascensore, proprio appunto un adeguamento per le barriere architettoniche. Addirittura io ho letto una lettera che gli è stata inviata nel 2007 dall'allora assessore regionale della Giunta Marrazzo, quindi parliamo di 7 anni fa, in cui gli era stato garantito che l'ascensore sarebbe stato adeguato a, quindi perché attualmente non è norma e lei non ha proprio la possibilità di uscire autonomamente di casa perché la sua carrozzina non entra nell'ascensore. Ora sono passati 7 anni, questi fondi gli erano stati promessi, ripeto, attraverso questa lettera dell'assessore regionale che stanziava 55.000 euro, quindi io ho letto proprio le carte, poi improvvisamente questi fondi sono spariti. Allora, questa cosa non è più tollerabile, perché comunque secondo me ci sono... Chi ha ritirato in banca, signore? Ci sono delle situazioni che non sono più sostenibili, non sono più sostenibili, e potrebbero anche creare poi problematiche di denunce, perché insomma a questo punto, cioè, non bisogna aspettare neanche un giorno in più, cioè questa persona non può non poter abbandonare il suo appartamento se qualcuno non la viene a prendere e se la porta via. Quindi siamo arrivati all'assurdo. Questo l'abbiamo segnalato, il direttore appunto poi ci spiegherà. Il direttore è stato molto disponibile all'ascolto, ha partecipato, è venuto alla scorsa assemblea, è venuto anche a questa, ci sta mettendo la faccia, vediamo quali sono le sue risposte in riferimento alle le segnalazioni che abbiamo fatto. Così come, e poi chiudo, vorrei segnalare anche il discorso di quei 18 condomini, non so se c'è qualcuno qui per la CEA, che non hanno una pressione dell'acqua adeguata, stanno chiedendo da un anno alla CEA di avere una pressione adeguata per poter assolvere le loro normali funzioni giornaliere, di lavarsi, cioè non hanno neanche l'acqua, la pressione giusta per potersi lavare. E è un anno che stanno chiedendo come risolvere questo problema. Anche qui non ci sono risposte, l'abbiamo segnalato, quindi anche questo sempre al direttore generale. Quello che auspichiamo comunque è che da oggi in poi in tutti i municipi, questo è come se fosse un piccolo municipio pilota, perché noi faremo questa attività non solo per Torrevecchia ma per tutti i municipi di Roma, affinché ci sia la possibilità di avere finalmente la trasparenza sulla manutenzione, cioè noi vogliamo sapere il calendario di quando si faranno gli interventi, quindi i tempi, le modalità, quanti soldi verranno spesi, perché adesso sappiamo che c'è un accordo quadro di 15 milioni di euro, ci sono 15 milioni di euro disponibili per la manutenzione ordinaria, l'accordo quadro scade l'11 dicembre, quindi da quel momento in poi dovrebbero essere disponibili poi questi fondi alle aziende e dovrebbero iniziare i lavori. Quindi oggi i soldi ci sono. Il direttore ha appunto detto che il bilancio dell'ATER è inattivo, quindi siamo in una situazione che dovrebbe essere favorevole per noi a questo punto, e vogliamo, alla luce di questi aspetti, che questo sia un piccolo modello per cui tutte le istanze dei cittadini anche nei vari municipi verranno rappresentate. E si cercherà, ripeto, con la trasparenza di ottenere le informazioni, di non far sentire i cittadini abbandonati a se stessi, come è stato fatto fino ad oggi. Adesso faccio parlare il direttore, che sicuramente... Io subito. Sì. Non c'è da fare quello che ha fatto qualche cosa. No, io mi faccio fare... Allora, grazie, io mi metto in piedi, grazie intanto
a Paola e agli amici che organizzano, dico Paola perché è la persona che più di tutti mi ha pungolato. E, no, ma in realtà siamo tutti, vabbè, è un autobus. Sì. No, no, ci sono anche gli attivisti che ci hanno aiutato. Vabbè, vabbè, no, è il Movimento 5 Stelle, siamo tutti quanti. Non volevo fare una cosa di graduatoria di merito, per no. Dire che è utilissimo questo lavoro, utilissimo per i cittadini, francamente utilissimo anche per noi, per me in particolare, che mi affaccio, come sapete, a questa avventura da poco più di un anno, e dove i quartieri sono tanti, c'è Torre Vecchia che ce n'ha tanti di problemi, ma considerate, forse avrò avuto... Ci chiama il Bronx, gli ho detto tutto. Guardi, io me li sto girando tutti i quartieri, sono 50.000 appartamenti. A Torre Vecchia solo? No. Sono 50.000 appartamenti in tutta Roma, e Torre Vecchia sono 500, quindi insomma stiamo parlando di... E vi assicuro che, diciamo, i problemi stanno dappertutto, sono gravi, tanti anni di incuria, sì, praticamente un'assenza di manutenzioni, una difficoltà quindi a intervenire. Io devo dire che l'altra volta quando ci siamo visti, insomma, sono tornato in ufficio e qui io... Quei mani nei capelli, guarda che ce n'ha poco. Se no, mi dica così, però. Non parlare. Ecco, lì te devi mettere a Torre Vecchia solo le mani per risolvere tutto. E devo dire che ci sono i colleghi che sono qui presenti, e come vedete vengono sempre con me, insomma, no? Perché non è solo io che mi muovo, poi io rappresento la parte tecnica dell'azienda e loro insieme a me stanno non solo ad ascoltare, ma insomma anche a fare proprio concretamente quello che c'è da fare. Allora, noi abbiamo fatto un report della domanda sociale. L'abbiamo fatto l'altra volta, abbiamo continuato a raccoglierlo attraverso le segnalazioni che ci sono venute e attraverso anche segnalazioni che non ci sono venute, cioè cose che sappiamo, perché non tutti le hanno, diciamo, espresse. C'è stato l'ingegner Corongiu che è la responsabile della zona tecnica, che quindi conosce, quella che conosce meglio di tutti, diciamo, questo quartiere, che via via tiene una lista di cose da fare. Anche l'ufficio tecnico, uffici tecnici, certo che dico. Comunque se ne bugge, perché non risponde mai. Meno male, che una volta qua solo una telefono. Sì. Ma poi lo diremo. Poi lo diremo, poi vedremo. No, mette nuovo il disco. Ora, noi... Non lo so, poi me lo dirà se non rispondono. Io so, però francamente questo lo devo dire anche per rispetto di chi, di uomini e donne che lavorano dentro l'azienda, francamente ce la mettono tutta, insomma, no? A partire da... E se c'è qualche cosa che non funziona, la colpa non è loro, ma è la mia. Perché io evidentemente non la faccio funzionare meglio, il telefono funziona, loro, però insomma devo dire che stanno qui con me e si vengono a prendere anche le male parole a volte, no? Ma il quadro è questo, noi ci troviamo con una situazione che per quest'anno, l'ho anticipato Paola poco fa, noi per la prima volta abbiamo chiuso, in 60 anni abbiamo chiuso il bilancio dell'ATER in attivo, 8 milioni di attivi. Abbiamo fatto abbiamo pagato tutte le tasse, 45 milioni di tasse, e le vostre le paghiamo noi. E stiamo facendo gare d'appalto
per riprendere a fare le manutenzioni. Quella che citava Paola poco fa è una gara di manutenzione ordinaria per 15 milioni di euro che vale per tutta la città. Dopo molti anni riprendiamo a fare queste gare. Allora, ho provato a dire, noi un po' di piccoli interventi dall'ultima volta l'abbiamo fatti, però ve li vorrei elencare, piccole cose che sicuramente non soddisfano diciamo un arretrato di decenni, vecchia, ma che sono il segnale di un'attenzione. Alcune l'avete viste voi stessi, alcune saranno diciamo vicine, altre cose le potremmo fare con questo accordo quadro di cui i lavori possono cominciare realisticamente per i primi di marzo, perché la gara è in corso, è una gara europea e quindi richiede diciamo dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge. Noi pensiamo che verso i primi di marzo possiamo cominciare a lavorare. Allora, divido la cosa in due parti. Prima vi faccio l'elenco delle piccole cose che abbiamo fatto. Grazie anche all'interessamento, come vi ho detto, insomma, di chi sta qui, chi sta sul territorio, se ne occupa, e di chi diciamo, ha degli amici che ci hanno più di tutti coinvolato. E poi vi dico quello che possiamo fare con quello che abbiamo programmato di fare con l'accordo quadro, e cioè con quei 15 milioni di euro che sono naturalmente per tutta Roma. Allora, se volete vi faccio un elenco, se volete ve lo disaggrego per voci. Allora, abbiamo cambiato 17 caldaie, se volete vi dico gli indirizzi: via Romai Nome, via Romai 20, via Angeletti 81, via Strondaggi 89, via Azzolino 28, via Collette 6, via Castagnini, via Corridori, via Strondaggi, via Strondati, ancora via Romai 68, via Commendone e ancora via Romai 61, sono tutti gli interni e diciamo per un totale di 17 caldaie che non funzionano. Abbiamo quelle fatto quelle di riscaldamento. Quelle che non funzionano le abbiamo cambiate. Siamo comprate, ci siamo portate. Noi abbiamo cambiato quelli che ci hanno chiamato. Quando facciamo la sostituzione della caldaia, la sostituiamo noi. Fatemi fare l'elenco. Se c'è un intervento così, appena mi finisce replichiamo, sennò così non si vede. Poi abbiamo fatto la manutenzione ordinaria, la fanno i cittadini, la sostituzione delle caldaie la facciamo noi. Cioè la differenza è, io però allora la regola è che la caldaia ve l'aggiustate da soli, la legge dice che la caldaia ve l'aggiustate da soli, se la dobbiamo sostituire la sostituiamo. Poi abbiamo fatto 36 manutenzioni sugli impianti elettrici. 36 manutenzioni, se volete vi faccio l'elenco o comunque lo lascio a Paola. Via Strondati, Azzolito, Cinetti. No, sono relativi a impianti dell'alloggio, per esempio l'alloggio, io non c'ho i numeri dei cose. L'alloggio 198.256, 198.270. 198.256 e i quadri esterni, i quadri delle scale, i cablaggi e alcuni altri alloggi, gli estrattori e alcune illuminazioni esterne dei fabbricati. Ma in che periodo questo? Questo nell'ultimo anno. 2013-2014. Nell'ultimo anno. L'ultimo anno. Sì, io ve li lascio tutti. Ve li lascio tutti. Poi sono stati fatti delle manutenzioni degli impianti degli ascensori.
per un totale di 38 interventi di manutenzione. Se volete vi faccio pure qui l'elenco: via Combendone, via Numai 61, via Azzolino 38, 48, sempre Numai 61, 68, via Calcagnini 31, Azzolino, Azzolino, Sfrondati, Sfrondati, insomma praticamente per tutte, sono queste, questo è tutto l'elenco. Tipologia di guasto e quattrini che è costato l'intervento. E quattrini che è, e anche il giorno in cui è stato fatto l'intervento. Poi abbiamo fatto 4 impianti sugli autoclavi, sui fabbricati a torre, 1 sull'antincendio. In particolare per l'idrico, noi abbiamo 2 imprese che lavorano qui e sono stati svolti 27 interventi sull'impianto idrico, Commendone, rifacimento centrale, Numai 68, rifacimento centrale, che devo dire, Commendone 59, lo spostamento delle pompe, Commendone 59 sempre il bypass definitivo, poi mancanze idriche, assenza idrica via Numai, riparazione, perdita colonna, allagamento via Numai 61, revisione elettropompa e perdita via Ginetti, via Commendone 59, rumore, troppa pressione, 2 volte, via, ve lo vedete, sta tutto elencato qui, anche qui il costo dell'intervento e la data dell'intervento. Sempre sull'antincendio, sull'antincendio abbiamo 10 interventi su 10 interventi, e in particolare molti degli interventi, 10 più 11 sono 21 interventi, molti degli interventi sull'antincendio è gli estintori, non c'erano più, a via Commendone, a via Numai, a via, se qualcuno si frega, ragazzi, noi regolarmente andiamo a sostituire. No, no, che abbiamo messo, cioè li rubano, cioè io dico quello che abbiamo fatto, poi ce ne saranno tanti altri fatti, però sono estintori che non abbiamo più trovato e che abbiamo rimesso. Sì. Lo segniamo pure. Sì. Lo segniamo pure. Fotografo. No, signora, non può dire che non ce l'avete mai avuto. Abbiate pazienza. Io vi dico quelli che sono stati rimessi. E noi che rispondiamo quello che c'è. Che... Signore, se sono fregate pure le lance, le manichette, i cartelli, i cartelli degli estintori. E dai. A via Numai 61 si sono rubate 6 manichette, 4 lance e 4 selle. Da torre. Ho capito, sempre lì. Parlando di tutto, non faccio una differenza, non lo so, non ce l'ho articolato per torri e per palazzine. Allora, poi sono stati, sono venuti in questo ultimo periodo alcune volte facendo piccoli interventi, alcune volte constatando il guasto e segnalandolo e mettendolo, 72 interventi. Qui ci stanno tutte le vie, la data in cui sono venuti e il lavoro che è stato eseguito o non eseguito. Pure questo vorrei lasciare. È un report, se volete sì, questi vanno dal 14 ottobre, da quando ci sto, dal 14 ottobre 2013 a oggi. Io diciamo rispondere quelle conferme dal 14 ottobre 2013 a oggi. Sì. Posso continuare? Sì, fa piacere. Allora, ognuno di questi ha
il tipo di lavoro e il lavoro che è stato eseguito. Alcune sono piccole cose, dalla messa in sicurezza del tombino, perché è stato sostituito il coperchio e rialza il tombino a via Strondati 165, oppure ancora infiltrazioni della colonna a scarico che danneggiava l'interno 31, interno 37, interno 43 di via Sfrondati 99, dove è stato fatto lo smontaggio delle pannellature per la ricerca della perdita, individuate le perdite, il bagno deve essere comunque rifatto e anche la vasca è fatiscente, sono state rimontate le pannellature, poi messa in sicurezza dei combini sul camminamento della costa esterna, è stata messa una rete provvisoria, cioè abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare con quel po' di manutenzione, come vi avevo diciamo detto, di manutenzione che avevamo, e tutto quello che non lo abbiamo potuto programmare sta qui, ve lo lascio. Sono alcune che sono anche interventi che non sono avvenuti, tipo l'inquilino non è presente, ha preso un nuovo appuntamento, l'inquilino è assente, insomma tutte cose, diciamo è un report dell'attività che gli uffici via via hanno fatto e a cui ho chiesto, considerate che questo lo stiamo cercando di fare per tutti i quartieri, vi assicuro che è una cosa micidiale, cioè cercate di tenere, no, io non voglio nessuna. Oh, poi abbiamo fatto interventi sempre nel periodo che vi ho detto, anzi questi dal 2 gennaio 2014 a oggi, abbiamo fatto 67 interventi con l'autospurgo e canal jet, via Calcagnini 23 Spurgo Fogna, via Strondati 77 di Sostugnone Colonna, via Strondati 99 e 39 Spugno Fogna, via Casate Distruzione Colonna, via Commendone Spurgo Fogna, bla bla Spurgo Fogna, via Decio Azzolino Prosciugamento Coscia Settica, via Commendone 10 ancora di Sostruzione Colonna, via Strondati, via Numai, via Azzolino, eccetera eccetera, tutta roba che rientra nell'ambito del canal jet, vi lascio anche questo, sono 67, il canal jet sarebbe, sono 67 interventi fatti da gennaio 2014, dal 2 gennaio 2014 fino al 20 novembre 2014. Allora, non basta, è poco. Però questo, quando io venni qui qualche tempo fa, vi avevo promesso, poi alcune cose che qui non trovo scritte, per esempio quando abbiamo rifatto quell'androne che no, aveva preso fuoco, altre cose che qui non ho trovato scritte, forse l'ultimo, insomma qualcuno, l'androne, vi ricordate? Ecco. Ora, però qua ci sono, mi perdoni, le segnalazioni che erano state raccolte. Sì, sì, ma molte di queste stanno qui dentro. Stanno qui dentro. Perché probabilmente di quelle che si devono ancora. Diciamo che abbiamo tenuto un ordine, diciamo, nostro. Questa è riferito, diciamo, alle persone che sono qui e che si sono. Abbiamo, vabbè, io vi faccio. In qualche modo. Vorrebbero fare un report di quello che è la loro situazione che abbiamo comunque qui. Ora, alcuni sono, mi si risponde che alcuni saranno oggetto di intervento del prossimo accordo. Sì, sì, adesso ci arrivo. Adesso ci arrivo, okay. Sì. Allora, no, io qui la sto rappresentando tutta, cioè non è che abbiamo fatto una divisione. Certo. Tra quelli, sì, sì, no, è che loro magari non si ritrovano. Il collegamento, insomma, tra, perché ma erano appunto segnalazioni dell'assemblea, però ha fatto benissimo a fare un quadro generale su tutta Torre Vecchia, perché noi stiamo parlando di tutta Torre Vecchia, voi siete una rappresentanza
di Torre Vecchia, però ovviamente mini. Allora, eccolo qui. Quindi gli interventi che poi abbiamo fatto con piccoli interventi di manutenzione, diciamo, edilizia, sono stato piccole cose sulla manutenzione di via Calcagnini H e poi rifacimento dell'alloggio per nuova assegnazione all'interno del 72 di Torre Vecchia, via Cristoforo Romai. Impianto idrico dell'alloggio matricola, non vi dico il numero, via Numai 68 scala A interno 57, poi a via Numai 68 abbiamo risistemato l'atrio che era stato incendiato e poi un terrazzo di copertura a via Numai 68 sempre all'interno 65 e all'interno 70. Poi e questo è il quadro delle cose avvenute. Abbiamo fatto un elenco di interventi che possiamo fare secondo l'urgenza che diciamo, le segnalazioni, l'urgenza che l'ufficio mi indica con l'accordo quadro, a partire da, c'è scritto febbraio 2015, marzo 2015, cioè, a partire da marzo, diciamo. Allora pensavamo, come quindi intervento di accordo quadro, fare un rifacimento delle coperture dei locali tecnici dei torrini del civico 10, 28, 32, 38, 48 e 52, con la sigillatura dei giunti dei vani scala e con la piattaforma. Poi, stessa cosa, questa Piazzolino a via Commendone, Piazzolino dal 6 al 52 e via Commendone dal 45 al 46. Poi sempre rifacimento delle coperture dei locali tecnici dei torrini di via Sfrondati 121 e 139. Stessa cosa per i torrini del civico, Sfrondati 83 e poi dal 19 all'81 per il rifacimento dei torrini del civico 29, 35, 53, 71, 77, 81. Anche via Calcagnini dal 7 al 39, il rifacimento dei locali tecnici dei torrini e manutenzione dei pannelli delle scale con utilizzo di piattaforma, sigillatura aggiunti e qualcosa del genere, insomma, che poi è. Poi lasciando una quota per eliminazione di pericolosità varie che via via si quindi pensavamo di poter utilizzare con l'accordo quadro per l'anno 2015 360.000 euro per questi interventi più 80.000 euro per eliminazione pericolosità varie. Poi l'architetto D'Amietto, si arrabbia quando lo chiamo ingegnere, l'architetto D'Amietto mi indicava il fatto che, visto che Torre Vecchia è uno dei quartieri dove c'è un ritardo più importante, di poter fare l'anno prossimo, oltre a queste cose che abbiamo indicato, che sono anche quelle raccolte dalle segnalazioni, tutte le robe ubiose praticamente, di fare un intervento di manutenzione straordinaria e quindi di mettere altri 300-400.000 euro, che poi magari se lo sta insieme all'architetto Beciani e Fantastichini, se lo stanno un po' studiando per fare oltre quindi a questi 400.000 euro, 360 più 80, di fare un ulteriore intervento di manutenzione, programmare un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria. Mentre questo l'appalto è in corso e cominciamo a lavorare a marzo, quell'altro dovremo fare un'apposita gara d'appalto. Io avrei finito, mi chiedo scusa, io avevo detto alla consigliera Biggio qualche giorno fa, sentendoci telefonicamente, fammi venire quando è più consistente l'intervento, cioè io non ho nessuna voglia di andare, ascoltare,
poi non fare, perché insomma io siccome mi piacerà ritornare a camminare in questa città, pure una volta che ho finito sto mestiere senza che le persone mi insultano, cerco sempre di evitare di andare a raccontare frottole, per cui ho detto Paola, fammici venire quando è più consistente la nostra però penso che noi, diciamo così, abbiamo dato un significativo segnale di attenzione, che so che non basta, ma sul quale, come vedete, insomma, come vi ho raccontato, stiamo continuando a lavorare e continueremo anche grazie, diciamo, all'interessamento all'attenzione che gli amici del Movimento 5 Stelle stanno facendo su questo quartiere e devo dire anche su altri. Ne cito un altro importante. Una lunga fila di Guarda che non è unica. Ma per esempio a Torre Vecchia, per esempio a Laurentino, ne cito uno perché è una cosa che poi si incontrano le persone, poi magari si scontrano pure e poi magari ci si riesce pure a ottenere risultati. Mi pare che per esempio sul Laurentino è uno dei quartieri che dopo decine di anni di scontro sul problema del calore, alla fine siamo riusciti a trovare una soluzione, diciamo, condivisa, molto, che era esattamente, era prossima alla soluzione che Gualtiero, che voi conoscete, diciamo, alla fine che è un amico che lavora lì a Laurentino, che si impegna molto, che ama molto il proprio quartiere, e quindi lì un problema importante abbastanza risolto, non lo devo dire io, quello di Gualtiero, sennò sembra che mi sto a fare le cose. Io starei a sentire adesso. Però c'è, noi abbiamo i nostri... Mi ricorda l'architetto Beciani che abbiamo programmato due cose che sono interessanti. Intanto, lo sapete quanti alberi ci stanno a Torre Vecchia? Di un numero. L'hanno piantato, ma si sono seccati. 801 alberi. No, ma sono 801. Il nostro nome che noi amiamo, il verde lo amiamo. Un apposito servizio che si occupa delle alberature. E no, questo non lo dovete dire. E perché ci sta il cerchietto del metallo? Perché sono 801 alberi censiti e georeferenziati, sappiamo dove sto sulla carta. Li possiamo posizionare, lo so, anche voi, magari ci sta. Ora, dal 2011 a oggi sono state abbattute 31 palme attaccate dal punteruolo rosso, 28 piante sono state classificate instabili e tutti gli abbattimenti delle 28 piante che abbiamo fatto sono seguiti, abbiamo ripiantato un albero. Sì, signor, non mi dica no, se no tutti le 28 piante, magari non abbiamo rimesso lì, abbiamo messo...
devo ringraziare dei 28, dei 28 abbattimenti avvenuti, sono state avvenute 28 sostituzioni. Il totale oggi sono 801 alberi, col cerchietto, come dice lei, perché sono tutti di rosso. Allora, però fatemi finire, ormai ci sto, poi non parlo più. Allora, il servizio di pulizia e di taglio dell'erba, noi prevediamo 20 passaggi di spazzatura e pulizia l'anno, prevediamo 6 di taglio dell'erba e 2 passaggi per la potatura di siepi e cespugli. Ora, quindi sono 20, 26, 28 volte che a fare, diciamo, tipologie di lavoro diverse vengono. Questi passaggi sono indicati nel sito internet, voi potete vedere il giorno in cui passano, se non passano ditecelo. Vabbè, se passa, anche perché, signori, noi quelli li paghiamo, se passa, se non passa, li paghiamo. C'è il presidio fisso, 4 persone per vecchia. Dedicate solo per Torretti, puntori e giornalisti. Stanno sempre lì. Vabbè, però ci stanno, forse a centro anziani ce li manderemo di meno. Poi, ancora un'altra cosa su questo, e cioè abbiamo programmato la sistemazione di un'area giochi per bambini che sta al centro dell'area. Allora, considerate che, questo per dirlo, le aree verdi, una parte sono dell'ATER e una parte sono del comune. Lasciatemi dire, il comune se la spiccica solo, nel senso si fa, c'è i campi sportivi, l'altra parte è del comune, se la veda. Per quanto riguarda l'area nostra, sulla parte nostra, a febbraio 2015 abbiamo programmato di venire a mettere un'area giochi per i bambini in cui è prevista una pavimentazione in gomma per un'area di circa 160 metri quadrati, dove installeremo dei giochi in legno e in acciaio e in particolare 2 altalene doppie, 4 dondoli a molla, 20 nuove panchine, 2 tavoli in legno con sedute tipo picnic, 10 cestini porta rifiuti piccoli. Ho finito. Questo febbraio quando ci metteranno? Non ci mettono mai. Appena dopo le aree facciamo il programma delle potature, sono 3 anni che veniva fatto quello generale. E viene fatto adesso. Ma perché ci siamo scordati? Cominciamo con la signora. Guardi. Buonasera. Qui. Questa mia figlia gli manda, ma non c'era lei, Non c'era lei. Legga, sono 3 anni che sto aspettando. La muffa e non ho lavato proprio per si venire a fare un controllo, si manda quello che fa. Se legga un pochettino. Noi l'abbiamo segnalata questa, se no la raccogliamo con appartamento via Biagiotti. Guardi, io leggo che qui c'avete un, si chiama ticket, cioè una segnalazione, quindi sicuramente sta nelle segnalazioni che abbiamo noi. Però per esempio alcune cose, tipo porta ascensore del quinto piano mancante, sì. O manca la porta d'ascensore? Sì, è pericolosa perché si va su un bambino... Ma ecco, mia figlia qui ha scritto per casa ma per tutta la scala.
poi succede che la sfonda, ma non è ma poi, dice che sto anni che fa, non ci credo manco se lo vedo. È tutta rotta, è tutta rotta. Nasce un bambino che non succede, non si può mai sapere. Un po' di tempo, non so, i funerali a bambino lontano. No, voglio dire, sugli ascensori abbiamo fatto negli ultimi due anni tanti di quegli interventi. È proprio un operaio che è venuto e ha detto... chiedete all'Ades a sostituzione di una porta. Ah, ma non è che non c'è la porta, è tutta rotta, è aperta, è tutta rotta. Vabbè, sicuramente la me l'ha dato la signora. Che ne so, via Scondati 83. No, il quinto piano. Vabbè, insomma, poi dobbiamo andare la lista, era sentire la signora, pensavo volesse fare. Ok, poi la prossima persona. Scusi, sì, c'è la fitta intorno. Daniela, le segnale il signore pure, perché pure lui. Ascoltiamo. Perché visto che sono i signori che rispondono al telefono e prendono le segnalazioni. Io ho telefonato anche all'ufficio tecnico. No, loro, poverini, loro stanno tutto il giorno come trottole per Roma. Allora, quello che vorrei sapere io. Scusi, signore, se la interrompo, però possiamo chiarire il discorso delle segnalazioni. Da qualche anno è stata obbligata l'amministrazione a far passare tutte le segnalazioni attraverso il call center. Per cui quando voi dite che l'ufficio tecnico non risponde, non è l'ufficio tecnico. C'è un centralino, no, perché prima c'è il call center che ci vuole, a prescindere, come diceva la signora, un'ora e mezza prima che ti rispondono, ma a me non mi riguarda perché io metto viva voce e mi spiccio a casa. Dopo un'ora e mezza, se mi risponde. No, dai, no, ma mezzo giorno io ho attaccato perché non rispondeva, c'era il disco. Dai, no, ma mezzo giorno. Io sono andata anche un'ora e mezza al telefono. Metto il viva voce e mi metto a spicciare. Posso dire una cosa? Perché non c'è il viva voce, che fa? Allora, posso dire solo una cosa? Allora, al call center ci sono, quanti sono? 14 ragazzi e ragazze, donne e uomini, che stanno lì con la cuffietta. Allora, il giorno che piove, arrivano 1000 telefonate nella stessa mattinata. Ve la voglio spiegare che succede. Quelli sono 14. Che succede? Che beh, sì, allora il centralino, sono 14 persone, e mette in fila e praticamente passa la telefonata a seconda. Quindi può accadere che nei giorni peggiori. D'altra parte quelli dovevano chiamare, ci siamo parlati, no, per dire, no, non è che si stanno a piar caffè, su questo sono 2 anni e mezzo nel mio stabile, sono 2 anni e mezzo che ci piove dentro, ok? Male di tutte le case. E via, signora? Via Paolo Emilio Scondrati 129. Allora, sono 2 anni e mezzo che piove. Ci siamo organizzati perché... varie telefonate a questi ragazzi, come dice lei, poi ho chiamato il... Adriana? Sì. Ho mandato fax, Adriana. Ho chiamato il pronto intervento, sempre dell'Ater, e la Roma, come si dice, mi rispondevano tutti, c'è una lira, signore, c'è una lira, ok, ci siamo messi in anima pace. Ti dico proprio la sincerità, ci siamo messi in anima pace. Ci siamo organizzati, abbiamo comprato dei secchi di plastica, quando piove, mettiamo secchi di plastica per le scale, in modo che non si allaga il portone e non si rovina l'ascensore. Punto. Adesso, dall'altro mese adesso, che ho fatto altre 50 telefonate, il problema è diventato un po' più serio, perché la cabina, quella dell'ascensore all'ultimo piano, si è cominciata a riempire d'acqua pure lì, perché si vede che si è rotta la guaina pure lì. Che succede? Se lì c'è il motore dell'ascensore e c'è piove sopra, uno che rimane dentro l'ascensore va a venire gatto silvestro, muore fulminato. Se si rompe l'ascensore che si brucia e ci vogliono 6 mesi prima che arrivano i pezzi, io ho un palazzo di tutte persone anziane
che faccio? Le tiro per le scale? Ha capito qual è il discorso? Io ho chiesto perlomeno una toppa, non pretendo tutto, una toppa sopra l'ascensore, perché quella è una diretta, una cosa pericolosa, ho capito che... No, non è che ci sono mai detto con gusto, ma il problema è sopra l'ascensore diventa... Io ci sono messa dentro. Io sono messa dentro, ma sarebbe da vedere tante cose. Ma basta, no, sto dietro, ma si deve andare a fare la tua. Scusate, posso dire una cosa? Come, signora Diana, lei come sta? No, la signora Diana era venuta lei al posto mio. Ah, vabbè, no, okay, vabbè. Però è riferita a quella via, no? Abbiamo sì, Paolo Emilio, sono andati 129. Esatto. Siccome tutte queste segnalazioni noi le abbiamo prese nel corso delle due assemblee, le abbiamo segnalate e loro ci hanno già dato una risposta scritta. Quindi forse è meglio che noi vi diciamo qual è la risposta scritta, così siete tutti a conoscenza della risposta formale che ci hanno data. Ok? Quindi ad esempio, partendo da via Cristoforo Nomai 61, ci è stato risposto... Formazione di condensa per il vostro appartamento. No, siamo noi. Poi ci facciamo spiegare che vuol dire, ok, un attimo solo. Poi, via Decio Azzorino 28, il signor Vittorio Bianconi, intervento in programma con accordo quadro. Quindi sono allo stesso piano. Un attimo, viene dopo, viene dopo. C'è la lista, c'è tutta la lista, solo la legge. Facciamo l'appello. Esatto, e secondo me è meglio fare così, chi è rimasto fuori ce lo dice, ok? O se non quadra qualcosa ce lo dite. Allora, quindi, Vittorio Bianconi, l'ATER ci risponde che l'intervento verrà fatto attraverso l'accordo quadro. Abbiamo detto quindi prima che ci sono questi 15 milioni di euro e a marzo verranno destinati a alcune segnalazioni di Torre Vecchia che sono arrivate e che ritengono prioritarie o più gravi, tra cui quella del signor Bianconi. Quindi questa è la risposta ufficiale che le stanno dando. Poi dopo parliamo, diamo le risposte a tutti e poi chi vuole comunque intervenire interviene. Un secondo solo. Poi D'Angelo Claudio, sappiamo che l'intervento è stato eseguito, aveva una stanza dichiarata inagibile, infatti lui non è qua perché ci sono io al posto. Ok. Ci risulta che l'intervento è stato fatto, giusto? Sì, però non, il danno, ecco, è stato riparato solo quello, perché nel palazzo continua a piovere. Sì, sì, ma qui in particolare era stato riparata quella stanza che era inagibile, aveva necessità. È stato risolto. Ok, quindi questo ci torna. Poi, palazzina in via Guido Calcagnini 25, infiltrazione d'acqua pianerottoli, palazzo in via Cristoforo Nomai numero 68, questo è stato eseguito, è quel famoso puntellato, ok? Quello dell'incendio, quello dell'incendio. Sì, sì, quello del 68 è l'androne puntellato, che è stato fatto. È stato fatto. L'altro, Guido Calcagnini numero 25, dove c'è anche qua infiltrazione d'acqua, entrerà nel famoso accordo quadro. Quindi ci hanno confermato che su questo indirizzo a marzo inizieranno i lavori. Questo è quello che ci sta dicendo il direttore e l'ufficio tecnico. Sì. Poi... Però attenzione un attimo, che è che inizierà a marzo l'accordo quadro, ma non è che in contemporanea riusciremo a iniziare le localizzazioni a marzo? Diciamo che gli esseri umani, ecco, cominceremo a fare questi lavori, adesso non è che a marzo tutti insieme. Però non è che in contemporanea riusciamo a... Va bene. Da marzo. La mia cosa era, signora Vessu, ho capito che cominciate a marzo, ma a me mi piove da adesso, perché adesso io sto a Frigge, perché comunque sia non c'è nessuno che va a mettere i secchi con i cartoni adesso, perché io sono Roberto, andiamoci a vedere a casa della signora, se è come la racconta dobbiamo fare subito qualcosa, se non è come la racconta abbia pazienza e aspetta marzo, cioè che no. Signor Presidente, io abito al terzo piano, a me non mi interessa. Ha capito forse? Cioè, da egoista io potrei dire abito al terzo piano, ma non l'ho capito benissimo. Roberto, ma io purtroppo ho tutte queste persone anziane che fanno altro che suonare la porta, io non ce la faccio più.
giusto, ma io giro coi secchi, io giro coi secchi. Guardate, il fabbricato vostro lo conoscete più voi che noi, è chiaro, vivendoci, no? Sapete. Io ho chiamato il pronto intervento, anche. Il numero 129, non si capisce una cosa fondamentale. Anche qui è inserito nell'accordo quadro, però effettivamente la domanda è. Il problema è quando la risoluzione del danno implica un'attività, un lavoro più importante, più consistente, è ovvio che dobbiamo aspettare che ci sia un'iniziativa. Ma non è dell'acqua, c'è tanta paura. Io sono trovata l'acqua sul divano attraverso la testa e la paura è stata sola. Io sto sola questa casa. Però se noi... Al momento mettiamo Dio dentro casa, non ci metti. Rileva che l'intervento è molto più grande. Se io vengo e metto una toppa, poi ritorno un'altra volta e metto un'altra toppa, ma lei c'è sempre l'acqua dentro casa. Ma quando c'è la responsabilità del fatto che non c'è la toppa in quel periodo. Non lo evito, se lo evito lo faccio. Se lo posso evitare lo faccio. Io sono, c'ho un ginocchio di colpo perché ci sono cascato. No, te penso, se nelle le segnalazioni che arrivano tutte a pronto intervento. Quindi se pronto intervento può intervenire e risolvere il problema, lo fa anche temporaneamente. Se le condizioni sono tali che l'intervento non è risolutivo ma neanche temporaneamente, dobbiamo programmare un intervento più consistente. E questo richiede dei tempi più lunghi. Ma tutto il palazzo, io sono più contento. A me ne viene in parte. Assumete la responsabilità di quello che succede. Ma è nelle cose. Ma non è che c'è la bacchetta magica, purtroppo... Sì, se lei dice che c'è una succede di responsabilità, è così. Il problema è che voi avete... Guardi, io le segnalo avete pubblicato una carta dei servizi. Le, io, allora io le ma non è che la stabiliamo noi, la stabilisce il codice civile. Lei, no, la carta del servizio no, l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo fatta noi. Sì, vabbè, ma mi siete dati un impegno che puntualmente non rispettate. Sì, ma se facciamo l'esempio che faceva lei prima, che piove dentro un appartamento, non è che la carta del servizio. Ma direttore, non ci tenga quella, ci siamo buttati il sangue, perché a me mi hanno dato una data. Con una toppa così che vanno occupati, occupati. Io ho dovuto fare tutta casa, tutta, cominciando dal bagno. E poi mi sono tutti. Ma vabbè, quella che sia sia. Io dopo 4 anni, dopo 4 anni che non ho occupato, che sono stata in uno stanziato, nessuno mi ha visto. Io pensavo le signore gli dicevano per dirle che la comprendevano perché vivono la stessa... No, capito che non hanno chiamato da lei, non hanno trovato il giro. Hanno distrutto tutto, per fine me, tutto lo sono tutto arrivato. Adesso ho preso per fine di anni davanti, sono 4 anni, 10 anni a mezzo la sono stata io, per fare la persona onesta. Allora che mi risultato? Il pago è strapago. Ma non è niente che mi fanno, non posso mettere il tempo, mettendo perché sto male. Altro che dicono. Che hanno fatto lo scandalo di queste case, lo scandalo hanno fatto. Alla direttore non si sono sapendo che ci sono. Ma no, parliamo del lavoro, io capisco, ma che si fa a me esprimere quello che sta dicendo? Ha ragione che mi ha detto. Allora andiamo. Io stavo a Giulia, mica stavo qua. Facciamo, finiamo le segnalazioni e poi andiamo. 81. Sì. Ma c'è gloria, imbellinare un'altra volta. Ma si fa qualche giorno. Io sto sotto la sala. No, infatti il problema è che da qua a marzo queste persone saranno nella stessa condizione. Paola. C'è Paola, a marzo ci sarà Nicola. Io sono come uno che c'ha una bistecca e 20 figli da si fa male. È vero, ma bello, io sono paura. Quando la vedo? Ma dice mamma, ma stavamo dalla chiesa, la cercavamo te. Ok, andiamo avanti. Allora, finiamo le segnalazioni, scusate. Poi in via da Sassolino, tra civico 48, scusate. Tra civico 48 e 52 di via da Sassolino era stata segnalata una buca rimasta trasennata da tempo. Questo lavoro ci dicono è stato eseguito. Mi risulta? C'è un
da estate seguisce. Ok, andiamo avanti. Via Decio Azzolino 14, lotto 1, fabbricato 1. Ci sono problemi di infiltrazioni scale e dentro agli appartamenti, problemi fognari nelle cantine e su tutta la strada. Per questo tipo di segnalazione che ci avete fatto, rispondono che farà parte del solito accordo quadro. Poi ci dicono spostare fognoli da dentro le cantine, intervento da programmare nell'accordo quadro. Nel frattempo si sta provvedendo col canal jet. Sì, è già intervenuto il canal jet. Ok, dici come non è mai... vero? Non è venuto il canal jet? No. È strano. Due settimane fa abbiamo chiamato il call center, solita attesa nel mio caso di 45 minuti. Dopo che il mio vicino si era reso per 25 minuti, mi ha detto fallo tu perché io non ce la faccio più, sono stati. E poi nel pomeriggio sono venuti, dopo 45 minuti con le quindi è venuto qualcuno? È venuto con un ferro a staccare la... Stappare la punta? Sì. È ripartita la punta? È ripartita la punta? Sì, l'intervento del canal jet nel senso che se parte un ferro... E il rifacimento di tutti quei tratti che non sono adeguati. Soprattutto i domini, non devo stare dentro la cantina personale, neanche il corridoio della cantina. Vediamo noi, perché ci stiamo scendendo, no? E c'è qualcuno per stare carattina. La cantina mi ha fatto prenota. Glieli vado a scappare. Già dicendo così, ci sono tutte così, lei si può immaginare. È proprio fuori luogo. No, ce la date e non la paghiamo. Non la pago più. Già in quota da 5-6 anni, vabbè, piena di muffe, eccetera, e è completa nel contratto, è pagata. Anche per la stanza. Ma niente, tu niente, ma che non pagano, ti pagano tutto. Vabbè. Ok, andiamo. Dopo Paolo Grigio ha detto il mio lì. Guardi, glielo dico, io lo so. Poi che lei lei è appassionata alla sua cantina. Dopodiché no, le segnalo. Guarda, si figuri quanto no. Dopodiché le segnalo che quello che può fare una persona ragionevole, se quella tappatura della sua cantina determina uno scorrimento della fognatura, ma è chiaro che noi dobbiamo venire a farlo. Se invece si valuta che è un tombino in più che non serviva, verrà mantenuto sigillato. Questo le posso rispondere, cioè che vuole che gli dica? Lo vediamo. Ma non è la sua cantina. Quelle tutta la fila di non l'ha cementata come i precedenti del percorso. Cioè che all'epoca quando sono stati fatti in una maniera cioè che adesso risulta obsoleta, questo di far passare sotto le... obsoleta e che provoca questo tipo di problemi, però risolve questo tipo di problemi di rifare quello che mi sono lasciati a quelle nuove case, è un problema comune di base. Ma se io ho 5 è un problema di base, è mezzo di ci siamo seguiti, vabbè, allora, la nostra. Andiamo avanti. Nella lista sì, perché c'era pure il signore, no, voleva assolutamente dire. Allora, poi via Paolo Emilio Sprondati 29, infiltrazione d'acqua dell'inquilino del quinto piano che danneggia i piani sottostanti, in programma con l'accordo quadro. Quindi io a marzo questo problema. No, da marzo in poi. Da marzo in poi questo problema. Poi perché non c'è problema, lo vediamo a dicembre, io da qua a dicembre ho continuato a comprare, ho iniziato a fare il compagno, io mi sono venuto a dire quello che abbiamo fatto, quello che potremmo fare e anche quello che non potremmo fare. No, perché non c'è problema. Non ho capito prima dove sono le coperture che non tengono, dove sono i casi più eclatanti. A me dal quinto piano è arrivato al secondo, scusi. Sì, ma non è, nessuno di noi sta dicendo che lei non ha un problema. La risposta è come lei, se il suo figlio dicesse ho bisogno delle scarpe nuove, dice io ho lavorato sto mese, quando prendo lo stipendio te le compro, se finché non finisco di lavorare, prendere lo stipendio e andare in un negozio a comprarti le scarpe non lo posso fare. Ma se è urgente, ripeto, gli interventi che possiamo fare col pronto intervento li facciamo regolarmente, se non è possibile risolvere il problema col pronto intervento dobbiamo aspettare questi appalti, perché cioè, ragazzi, bisogna che forse non ci siamo resi conto della situazione. No, non è così, no. Se mi fate parlare un attimo lo spiego. Per me non è mai esistito. Cioè,
sono 30 anni che sto aspettando il pronto intervento. Allora, il pronto intervento non è stato istituito 30 anni fa. Ho elencato 80 cose, non mi potete dire che non esiste il pronto intervento. Abbiate pazienza. Allora, allora lo dico io che non è vero. Signor Rossi, scusi, stiamo parlando sempre di cose gravi, non è? Ma non saremmo qui se non pensassimo alla stessa cosa. Ma quello che ha fatto io, ben bene. Noi ci del no, no, ma io non voglio essere. È ovvio che se uno vuole dentro casa è grave. No, se posso dire che rispetto a quello che era il passato, lei ci mette la faccia, ci mette i soldi, ci mette. Quindi. No, ma io non sto qui per. Il problema è che stiamo sempre parlando di problemi molto gravi. Sono molto gravi. Nessuno lo nega. Però se non si capisce. No, ma dopo 30 anni ci vediamo adesso. Ci sono 30 anni che stiamo arrivando. Anche la notte andare a cogliere. Se vogliamo fare delle dichiarazioni di questo tipo, no, si aspetta, se mi fate. Quello di via Emilio Suolzani, via cosa, sempre quello, di mezzo. E via De Ciassolino col cacchio che è stato nominato. Adesso perché in parole povere. Ormai vado fuori di cosa. No. Allora a me mi piacerebbe sapere la presenza dell'ufficio tecnico. Sì. Il parapetto del mio balcone è fatto di polisterolo. È molto pericoloso perché ci stanno le crepe che sono cascate, i pezzi di cemento, sia solo l'appartamento mio, anche l'appartamento della collettività che sta, abita lo stesso piano. Abita lo stesso piano, la coinquilina. Per non parlare poi ai piani di sotto, è quello, dormivo con un ombrello, ma si può fare una cosa del genere. Poi un'altra cosa che ho messo a cuore, sì, dormivo con un ombrello. No, ma non lo metti in dubbio, non è che le sto dicendo che lei dice le fesserie. Sono venuti, hanno fatto fotografie, foto. Poi mi piacerebbe sapere, voi tecnici, che l'ufficio tecnico ha cosa dell'altro, non mi risponde mai. Io siamo due vecchietti, io e mia moglie, io 78 e lei 75 anni. Pagavamo un sacco d'acqua. Dove la consumiamo quest'acqua? Hanno messo anche l'acqua rara. Pagare 17-19 euro. Per l'acqua il discorso che stavo. Vabbè, dipende sempre dall'ufficio tecnico, no? Allora, perché devo pagare tutti questi soldi? È semplicissimo, perché voi siete allacciati, se non sbaglio, a un contatore generale. No. Avete giù, avete un contratto individuale dell'acqua, no? No, adesso... Avete un contratto, non avete un contratto per la fornitura dell'acqua. No. Viene ribaltato un costo che l'ATER affronta. Dunque noi 30 anni fa c'avevamo il contatore esiste. C'avevate un contatore di falco. Sì. Non ce ne abbiamo uno... Lo chiamavamo il lavaggetto dove c'è la centralina e un altro ce l'avevamo dentro l'appartamento in cucina. Sì. Ora sono passati tanti anni che sta a parete questo coso, questo orologio non funziona. Non pagate in funzione dell'orologio perché non ci sono più le turisti. Vabbè, ma che dobbiamo fare noi? Allora, sto spiegando, se lei mi fa le domande, mi dà anche la voce di rispondere, io rispondo. Se invece vuol fare solo le domande, ascoltiamo. Problema, allora, quello che cercavo di spiegarle prima, semmai lo rimandiamo a dopo, così lei mi fa ancora parlare. Quello dell'acqua è semplicissimo. Noi possiamo in questo momento, ci stiamo adoperando per fare qualcosa di diverso, applicando dei sistemi di misurazione dell'acqua nuovi, quelli collegati dal punto di vista informatico, perché non è più possibile per l'ATER sostenere i costi che una volta sosteneva dei letturisti. Per cui, fino a che non potremo applicare questi contatori individuali, che dal punto di vista elettronico forniranno i dati a un raccoglitore, a una centrale, l'acqua che viene addebitata all'inquilino nasce da un consumo del contatore generale. Il contatore generale viene ripartito con un criterio mutualistico che è l'alternativa a quello individuale previsto dalla legge. Non è che l'ATER si inventa qualche cosa. Per cui, in base ai vani del suo appartamento, lei paga l'acqua. Scusi, ma il contatore generale è... Ma perché devo pagare come quello che c'è una gamba? No. In base ai vani, non in base al consumo, vuol dire che se lei, tre camere lei, due camere in altro, pagate uguale, poi dice ma io siamo io e mia moglie non consumiamo, poi ci sono cinque, è per questo, qui. Scusate, è per questo che io sto facendo. Però quant'è l'acqua? Una spinta, diciamo così. È un pensionato soltanto. Ma non nessuno mette in dubbio. Tant'è che noi stiamo cercando di risolvere il problema.
Abbiamo fatto un intervento sperimentale su 50 alloggi con questi contatori, proprio perché vogliamo che la gente paghi quello che consuma. Quello che consuma. Sono 17 rate si sono da pagare poi. Mica una. 17 rate. A 15, 17 euro al mese. Ogni palazzina e poi adesso guardi, sarei scorretto se le dicessi la situazione reale di ogni singolo fabbricato. Così però da chi dobbiamo rivolgersi? Il consumo. Detto, allora la CEA fornisce acqua attraverso i contatori. Non lo paghi, non la paghi. Che sono intestati all'ATER. Manda un bollettino. Ogni contatore c'è un numero di utenti che è servito. Perché allora, quegli detto utenti sempre, si dividono quel consumo. Perché facciamo la fornitura dell'acqua a puntare alle tre? Diciamo, la CEA le manda, che ne so, dentro queste acqua, però perché ci sono 500 appartamenti. Non lo so ogni contatore quanti appartamenti serve. Sinceramente a memoria non lo so. Su quelli, gli alloggi che vengono serviti da quel contatore. No, interessa che noi dalla nostra parte, per dire che no, la Lenza ti paga, hanno messo i sigilli giù al lavatoio perché non c'è perché venivano a prendere potabile, cioè, spiegare che è vietato. Sì. Che il sigillo l'hanno tolto, sì. Andati sì. Ai giardini, sì. Andati in non ho capito perché gli avevo pagato io che io odio. No, di fronte a queste cose potete fare anche delle denunce anonime, no. Noi facciamo l'intervento e rimettiamo i dati. Non voglio pagare l'acqua, siccome la gente non si sa disciplinare per conto proprio, e non è che noi possiamo stare a fare la guardia a tutti i prelievi d'acqua, perché sarebbe impossibile, però se ce l'hanno segnalato, siccome è una cosa che va a vostro e nostro danno, noi interveniamo. È chiaro che se quel signore viene lì e gli toglie i sigilli un'altra volta, io non posso stare tutti i giorni a rivedere i sigilli. Per ora è ancora così, però siccome è un problema che l'amministrazione si è fatta carico, abbiamo già fatto un esperimento che ha dato i suoi frutti. Siccome i costi sono relativamente bassi, però forniscono il vantaggio di poter pagare l'acqua che effettivamente uno consuma. Quindi i signori che sono un caso tipico di due persone non più giovani, che sicuramente hanno un consumo molto basso, pur stando in un alloggio dove magari uno uguale ci stanno sei persone e consumano in maniera diversa, pagheranno quello che hanno effettivamente consumato. Ma fino a che l'ATER non è in condizione di poterlo fare, noi dobbiamo adottare il sistema. Ma scusate, non riusciamo a fare per tutti. Allora. Poi, Lattanzi Cristina, vabbè, segnalare via Paolo Emilio Sprondari numero 19, il degrado, rifiuti edilizi nelle aree verdi e quant'altro. Quindi qui la risposta no, è. C'è una cosa probabilmente di nella risposta, una cosa di digitazione. Leggi un attimo se la. Si consiglia di riqualificare. No, infatti, allora lì andava scritto, segue il punto 8, è saltata una riga. Ok. Quindi al punto 9 c'è scritto segue il punto 8. Okay. Quindi di fatto la signora Lattanzi è strettamente, strettamente legata al caso del signor Luigi Mancini. Ah, ok, che quindi sono tutti nell'accordo quadro? Sì, perché anche gli aree verdi? Allora no, il problema delle aree verdi è un'altra questione, il degrado delle aree che vengono utilizzate per scaricare i rifiuti edilizi e quant'altro, se ci si riferisce alla parte antistante. Noi non c'entriamo niente come ATER. Se si riferisce ad un'altra problematica di un acquitrino, quell'acquitrino non c'è più ad oggi. Perché anche quando voi raccogliete le segnalazioni, hanno uno spettro abbastanza ampio di interpretazione, perché voi non riportando anche i numeri di telefono, talvolta anche quando prendete le segnalazioni, sono della singola persona e non di chi ha la bolletta intestata. Quindi noi anche per andare a fare le ricerche nel pregresso abbiamo dei problemi. Quindi nel caso specifico adesso io ho ricostruito dalla segnalazione che il signor Mancini era collegato alla signora Lattanzi Cristina, che erano tutti appartamenti pirati e che il problema è probabilmente legato al traccantone che da un appartamento all'altro poi gli arriva l'acqua. E purtroppo il pronto intervento non è riuscito a risolvere la problematica.
Per quanto riguarda appunto le aree verdi, anche qua, siccome via Polizia Quadrati 19 è la testata di una delle aree della libellula, però qua c'è scritto 19. E per questo che io vi dico, ci sono delle cose contrastanti che poi dobbiamo è riferito a Luigi Mancini, quindi è 29, come diceva, è collegato all'altro, sì, è stato un errore di battitura, però è riferito al caso del 29. Quindi lei si riferisce alla parte dove ci sono i cassonetti o alla parte retrostante ancora? Allora, uscendo da 29, ci sono i parcheggi? Sì. Via Sfondati? Sì. Ci sono i cassonetti, scaricano tutto là, eppure dalla parte ci sono i cassonetti, noi ader, se il l'inquilino magari a volte chi è che il referente è un recapito telefonico, in modo tale che l'ufficio possa contattarlo e sapere esattamente quello che c'è. Anche noi li strutturiamo meglio. Ok, andiamo avanti. I tombini sognari all'interno del parcheggio di via, sempre via Paolo Emilio Sfrondati 29 sono tappati. Le foglie del palazzo di via Cristoforo Numai 61 spesso si otturano e provano l'allagamento delle cantine. Qui la risposta è appunto quella che è stata data prima, e si interviene con lo spurgo Fogna per questo tipo di problema. Altre due o tre vie. Ma, ok, quindi questa è la risposta. Io non lui ha detto che ha studiato tutta la legge, quindi la soluzione dovrà essere tutta. Noi andiamo a fare un appalto adesso, che andrà in gara nei prossimi giorni, nel quale, nel capitolato di questa gara, è previsto il rilievo di tutto quanto. Abbiamo previsto che la ditta che si assicura questo tipo di attività per questi anni debba fornirci una, diciamo, una situazione generale di tutti i nostri immobili di tutta Roma, in base alla quale poi noi possiamo trovare quelle che possono essere soluzioni per le vie brevi, nel senso quelle risolvibili con facilità, eccetera, eccetera, e eventualmente programmare interventi sulle reti fognanti che veramente danno dei problemi irrisolvibili. Fermo restando che, ripeto, non sono abituato a promettere cose che non mantengo. La situazione delle fognature dentro le cantine prevede, per una risoluzione definitiva, trasferire all'esterno tutto l'impianto fognante, il che potete immaginare che tipo di costi voglia dire. Allora, se è possibile risolvere il problema, altrimenti lo risolveremo altrimenti, se no bisogna pensare a fare interventi più strutturali e anche più consistenti in termini economici e in termini di tempo. Ok, volevi dicevi in merito al punto 9 che non abbiamo dato la risposta perché c'è stata quell'evidenziazione strana, è saltato comunque una. Sì, quell'area dove ci sono i campi sportivi non è area ATER, ok, è del comune. Allora, i campi sportivi era Luigi che erano stati segnalati. Ascolta. I campi sportivi non sono di proprietà ATER, è del comune, quindi la dobbiamo chiedere a segnalazione. Ok, allora andiamo avanti. Si segnalano le carenze all'otto 1 fabbricato 2 scala L, sito in via Paolo Emilio Sfrondati numero 133. Qui si segnalano le infiltrazioni d'acqua piovana sia nella tromba delle scale oltre che nelle pareti dei muri perimetrali, si necessita un rifacimento, distacco e rottura del rivestimento degli scalini con ristagno di acqua, e qui ci sono 3 invalidi residenti. Quarto piano, caso incendio delle lampade fili, non vi è illuminazione, lavatoio inutilizzabile per ruggine, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo blocco è stato risposto, inserito nell'accordo quadro di marzo, tranne il quarto piano dove è stato l'incendio, che non vi è illuminazione, qui è stato risposto, eseguito con l'appalto elettrico, che vuol dire, quindi questo lavoro è stato fatto? Sì, con l'appalto. Vi risulta? Ok, perfetto. Poi, via Sfrondati 83, scala A, interno 3, eccola, dove mi fa?
intervento a far domanda. A Marco, no, io invece vorrei sapere un'altra cosa. Sono 30 anni a luglio, perché no a gennaio, che satureranno le fogne e lei deve vedere che viene dal lavandino, dalle date, dal bidet, da tutto. Vedi, quello che c'hanno i domini cementali? A luglio! No, non ho capito perché a luglio, quando tu parti per 10 giorni, un po' partì perché... Quest'anno a luglio ho fatto, sì, l'ultima settimana di luglio. Lo sai che il mese più pericoloso addirittura è agosto? Cioè, non c'è certo. Lo sai perché? No, ma perché poi è al gennaio? Lo sai? No, perché è il momento in cui le fogne lavorano meno e quindi si lavano meno. Io vorrei secondo c'è un pezzo di carta igienica e lei butta dentro il gabinetto, diventa cemento armato se non scorre la pulizia. Ma solo a me è al primo piano, succede, lo dico per esperienza. A lui, però vogliamo dare anche un colpo alla botte, un colpo. Non è che tutti buttano nel gabinetto quello che si dovrebbe buttare. Perché che fa da 40 anni faccio sto mestiere, non vi dico che ci ho trovato anche i ragazzini, ed è vero, ma ci ho trovato di tutto dentro le fogne. Per cui un pannolino che è buttato dentro al gabinetto fa un danno incredibile a voi, non a me. A noi ci hanno detto che dovremmo troppo detersivo. Ma non è detersivo. Ecco che possiamo ritirare. Però siamo pulite. Però io dico quello che dopo 30 anni le fognature, sia i tubi di scarico che le fognature, sono piene di calcare. Se prima era da 10, adesso è diventato da 10. No, sì. Non compriamo via calcare. E quindi da 10 no. Anche però che può succedere, semplicemente le colonne non scendono. Questo può succedere. Per esempio, una volta era un fenomeno naturale dove c'erano le cabine idriche e c'era il sopravanzo, per cui tutta l'acqua che scorreva in continuazione nelle colonne discendenti creava quei circoletti di calcare. C'era un palazzo che addirittura era diventato questa. Può succedere, questo il problema, signora, è che questo tipo di problemi per risolverli ci vogliono un sacco di soldi. Perché tocca rifare tutto. Allora, come non vogliamo gente sola, una cosa per tutti che può essere utile. Ovviamente è sottinteso, ma mi fa piacere renderlo il meno sottinteso possibile. Noi come portavoce, Movimento 5 Stelle, insomma, questo filo diretto abbiamo creato, faremo di tutto per mantenerlo nel tempo, quindi vogliamo che non diventi un evento spot, come dire, quasi per fare pubblicità che è venuto il direttore Rossi, ma creare un contatto diretto per far sì che voi vi sentiate ascoltati tutti noi e anche, come dire, i riferimenti sappiano, come dire, puntualmente dalle persone quale modo avere un'idea il più preciso possibile, no, dello stato in cui sono gli stabili. Quindi anche in questo, nel senso, tranquillizziamoci tutti, cerchiamo di collaborare, perché non finirà così, nel senso, marzo cominceranno i lavori, ma anche dopo marzo, a luglio, a ottobre dopo, noi saremo sempre lì con voi a controllare, a far sì che tutto continui a scorrere come in questi mesi. Però mi sono sempre fatta una domanda, perché io sono un po' puntigliosa. Mi sono sempre fatta una domanda, la riferisco al signore che è dell'ufficio tecnico, perché il signore è venuto da un anno, quindi... Quello che volevo chiedere, quando uno fa una richiesta di un intervento o diciamo a livello dello stabile, non a livello personale, per quale motivo nessuno viene a controllare se l'azienda che ha fatto il lavoro l'ha fatta bene, non l'ha fatta bene, se ci ha messo le mani, se ci è venuto a prendere in giro? Perché comunque sia poi questa azienda a voi, oltre che c'ha l'appalto, vi presenta una fattura. Sì, magari i prezzi molto esorbitanti. È ovvio che noi non possiamo essere presenti in ogni posto, in ogni intervento. Ma infatti io non ho parlato di livello appartamento, io ho parlato di... No, ma anche a livello di appartamento può succedere che... Cioè,
è inutile, sarebbe sciocco dire qui che noi controlliamo al 100% tutti gli impianti. Indubbiamente. Alcuni si autocontrollano perché, che ne so, se c'è una fogna che è da fuori e non interviene... No, no, io parlo a livello di intervento avvenuto. Sì, sì, sto dicendo. Per esempio, uno spurgo fogna è facilmente controllabile perché se quelli non vanno a spurgare la fogna ci arriva un altro 50 segnali. È vero. Non possono andare a vedere tutto, però... Quello che ritengono importante andare a vedere non ci vanno, anche perché chi firma la contabilità se ne assume la responsabilità. Non è che è uno scaricabarile, eh. Cioè, i signori che fanno i direttori dei lavori, degli interventi nelle zone specifiche, qui per esempio abbiamo l'ingegner Corobbio, che per la sua zona, essendo direttore dei lavori di quegli interventi, ne assume la responsabilità, per cui è interesse anche suo non fare il controllo. E dove lo ritiene opportuno ci va. Cioè, non è che non lo controlliamo. Okay. E se non ritiene opportuno, noi paghiamo delle cose. Ma voi non pagate, voi non pagate. Ci sono delle inesattezze. Noi nel senso come ATE, poi l'ATE alla fine. Pagate nel senso che subite le conseguenze di un cattivo intervento. Di un cattivo intervento. Voi come ATE pagate. Ma anche noi. Anche noi perché ci dobbiamo tornare, dobbiamo telefonare. E oggi come oggi sui soldi non ci stanno più, perché li dobbiamo buttare e dare la finestra in questa sì, però signora, le posso garantire che io sono responsabile del servizio menzionale, le posso garantire che ho la massima fiducia delle persone che lavorano con me, credo che siano tutte persone serie. Poi magari signora noi li aiutiamo a fare... Però, come dice signore, se stiamo qua a parlare con voi, non è solo perché ci vogliamo fare da pubblicità, crediamo che questi rapporti siano costruttivi per cercare di risolvere i problemi. Il direttore, da quando ha assunto questa carica, gira sempre. Più volte. Roma è grande, i nostri quartieri sono tanti, i problemi sono ancora di più. Cerchiamo di trovare una forma di collaborazione, al di là dal colore politico. Allora, chi sta qua dentro per la parte tecnica ci lavora all'Adere da qualche decina d'anni, qualcuno forse da una decina d'anni. Forse più. Allora, poi dopo, signore, io penso che gli faccio una domanda. Beh, dopo gliela fate, signore, perché c'è anche voi. Allora, bisogna chiarirlo, perché sennò non ci capiamo. Allora, noi siamo, quando io sono entrato qui, parliamo degli anni 70, inizio anni 70, tra l'altro ho fatto le consegne di Torre Vecchia. Ero ragazzino allora, ma mi feci tutte, ricordo i piani per consegnare appartamento per appartamento. C'era una situazione allo IACP di allora che era completamente diversa da quella attuale. Poi lo IACP ha avuto una svolta negativa in un periodo abbastanza lungo, per cui noi siamo stati le prime vittime di questa situazione, perché le posso assicurare che il senso di impotenza che si prova nel sapere che ci sono dei problemi di emergenza e non poterli risolvere, per chi fa il proprio mestiere con passione e con convinzione, non è una situazione piacevole, assolutamente. Abbiamo vissuto degli anni lunghissimi che i primi a ricevere la risposta non ci sono i soldi, siamo stati noi, quando andavamo a proporre di fare gli interventi. È successo da quando, non perché sta qua il direttore, ma perché anche lui è un prodotto di questa nuova, diciamo così, amministrazione. Ci è stato dato un po' di ossigeno. Oggi, far fruttare quell'ossigeno che ci è arrivato in questo 2014, perché poi stiamo parlando di un anno di gestione nuova, è stato molto difficile, perché oltretutto, rispetto al passato, i sistemi, tenendo presente che la passata amministrazione ha disdetto delle gare di appalto che noi avevamo già fatto, avevamo fatto tutti i documenti, li avevamo messi in gara, avevamo fatto fare le gare, avevamo trovato anche chi doveva fare i lavori. Però siccome non abbiamo ricevuto i finanziamenti e stavamo sotto di 47 milioni nei confronti della Regione, abbiamo dovuto, chi allora governava l'istituto, dire non assegniamo le gare perché non ci sono i soldi per pagare i lavori. Siamo usciti fuori da questo periodo, è arrivata qualche piccola goccia di sangue, e però con i sistemi di appalto che ci sono oggi, il codice degli appalti, eccetera, non è più possibile utilizzare quei sistemi che si utilizzavano una volta, che sveltivano molto gli interventi manutentivi. Oggi tutto deve passare attraverso degli appalti. Appalti che la gran parte devono essere fatti con progetti esecutivi.
Fare dei progetti esecutivi su questi interventi vuol dire perdere mesi. E poi perdere mesi per fare la gara e perdere mesi per poi assegnarla e cominciare a lavorare. Questa è la situazione che si è creata. Non è che noi non teniamo conto dei vostri problemi, è che per arrivare a risolverli abbiamo dovuto fare questo percorso. Un po' di ossigeno ci è arrivato. Oggi, quando parliamo di 15 milioni, che sono 3 anni di manutenzione, non so 15 milioni che arrivano a marzo 2015 e li mettiamo tutti in campo, sono 3 anni di manutenzione, sono 5 milioni all'anno per tutta Roma, sono arrivati adesso. Noi abbiamo fatto tutti gli incartamenti, l'11 scade la presentazione delle offerte, ci sarà una gara che è una gara a livello europeo, per cui il direttore giustamente prevedeva di non prendere impegni per l'inizio delle attività prima dei primi di marzo. Questo è quello che noi possiamo fare. Non è che noi ci possiamo inventare la bacchetta magica e domani siamo i primi a voler risolvere i vostri problemi. Se uno non arriva a risolvere il problema, può chiedere a voi altri di ripristinare quello del danno e non pagare l'affitto? Mi fa una domanda che non posso dire. Io devo rispondere. Molto interessante. Bravo. È molto interessante. Molto interessante. Ma lei ce lo mette per iscritto? No, non lo devo mettere. Ah, ecco, allora ho detto che è interessante. Lo dico prima. Sentiamo un attimo, no? Come non già una cosa importante. Io penso che l'ho comunicato alla regione, al presidente, al commissario straordinario dell'azienda, che avrei in animo di fare un atto, non faccio io, è condiviso che offre la possibilità a chi vuole farsi i lavori dentro casa di manutenzione straordinaria, se li possa fare a scomputo del canone di locazione. Di manutenzione, no, il terrazzo è una parte comune, non è casa tua. Gli hanno risposto, gli hanno dato l'hotel. Mi sono spiegato. Gli hanno dato l'hotel. La manutenzione ordinaria se la fanno da soli per codice civile. La manutenzione straordinaria nella parte riferita all'alloggio, farla a scomputo della locazione. Solo se l'intervento si può fare l'intervento. Beh, certo, non è che uno può andare a fare un intervento esattamente. Per la parte comune, le parti comuni no. Che hanno l'infiltrazione al terrazzo. Quello lì dobbiamo intervenire noi, però ci toglie un pulviscolo di cose che potrebbero, dove potrebbe direttamente l'assegnatario intervenire, anche anticipando la spesa documentata, certificata, verificata e scomputando dai futuri casi. E per conoscere l'iter, per farla certificare, oltre a dire che ne so. Guardi, lo devo anche io ho questa cosa che ho in mente, che mi sembra una cosa molto ragionevole. Ne ho parlato con Morigliani, che è il mio capo, quello che deve fare l'atto, e lui era d'accordo. Ha detto: guarda, sì, tenete sempre presente che queste cose si perché fanno non dobbiamo confliggere con il codice sempre degli appalti. Cioè, non è che potete, non è che se c'è un intervento idraulico, non può costare più di quanto costa l'intervento idraulico a noi. Di listino, esattamente, quindi noi abbiamo. Abbiamo la tariffa della regione Lazio, abbiamo i ribassi. Però che questo non sia vantaggio dei furbetti che magari si rispondano casa. Perché è importante che la cosa sia vera, certa e reale per tutti. Quindi è delicata. Quindi chiedo magari il vostro intervento di supervisione, di aver visto che di autorizzazione. È molto delicata. Autorizzazione. Perché lei immagina. Deve essere autorizzata per venire. Segnala, c'è un problema da risolvere, non te lo posso risolvere io, te lo risolvi da solo a questo importo. Se io vengo e vedo che tu effettivamente hai fatto quei lavori che avevi detto che facevi. Quindi immaginiamo che eventualmente il percorso
trasparente, a faremo un regolamento. Perché questa può essere davvero una secondo lei quali sono i termini per sapere se è ma guarda, io non parlavo per genere, che abbiamo visto su altre aree d'Italia quando abbiamo questa cosa e certo, lavoriamo su anche prima della fine della dei lavori dentro casa prima prevenzione straordinaria se uno si deve limitare per quanto riguarda sondati numero 83 scala A interno 3, via Dacia Azzolino 44 scala C, via Guido Calcanini 35 scala G, via Frondati 83 scala A interno 9, via Frondati 129, via Frondati 53 scala G interno 15 e via Frondati 81 scala C, sono tutti interventi che andranno con l'accordo quadro, mentre a via Numai 9, via Numai 10, scala H e scala I, interno 3, interno 4, e via Numai 9, scala G, interno 9, i tre interventi andranno inseriti. Andranno inseriti in un programma ancora di manutenzione straordinaria, ancora da definire, salvo interventi puntuali che saranno eseguiti con l'accordo quadro 2015. Questo è riferito al NUMAI numero 9, 10, scala HI, mentre per la signora via Emilio Sfrondati abbiamo detto accordo quadro. L'ultima casa, via Commendone 30, scala B, si segnalano problemi fognari davanti casa con grave allagamento. C'è la signora Corbi per curiosità? No, però posso riferire. Nel primo semestre 2000, poi questo ve lo diamo ovviamente, certo, certo. È solo per darvi una risposta qua, vi consiglio se deve venire fino a qua. Un attimo, nel primo semestre 2015 verrà fatta la rilevazione della rete fognaria all'intero quartiere, con il nuovo appalto la cui gara è in corso. Via Commendone 38, scala H, interno 1. La potatura del lotto è prevista in questa stagione entro la primavera e comunque dopo la sistemazione dell'area attrezzata che avverrà a febbraio. Via Commendone 59 verrà valutato tale rifacimento, chiede di rifare le cantine interrate che sono inagibili. Verrà valutato tale rifacimento a seguito dei lavori sull'impianto fognario, come meglio descritti poco sopra. Via Numai numero 8, sgretolamento scala, intervento nell'accordo quadro. Via Del Ciazzolino 28, scala F interno 10, intervento nell'accordo quadro. Poi, solo per chiudere, c'è la questione di Acea, di cui avevo già riferito prima, dei 18 condomini, che stanno aspettando un vostro intervento. No, noi abbiamo mandato una comunicazione all'Acea. Quando gliel'abbiamo mandata? Il 21 settembre. 21 settembre. Ma con la sua firma? Stavolta? Sì, sì, sì. Ci abbiamo mandato. Fanno a Balsello. No, 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 ci abbiamo la copia, non è ci abbiamo la copia, se vuoi. Dopodiché mi hanno detto che la CEA non sta. È una cosa che, come avete capito, posso dare non riguarda. No, no, assolutamente dico. No. Ah, dai, digli, hai qualche. L'aggiornamento ultimo è stato. Io prima le vedevo, le ho sentite. Va bene, perché. Siccome l'abbiamo ulteriormente sollecitata questa cosa, oggi ci hanno detto che loro stanno facendo una verifica su tutta la città, su tutti gli impianti di adduzione acqua della città, e che una volta finito questo censimento individueranno le zone dove andranno potenziati gli impianti e faranno i lavori. Questo va a finire che non è un che per ora non lo farò. Mi scusi, non è un senso questo, però. Cioè lei deve pensare, ma davvero non mi arriva proprio. No, no, allora, come le spiegavo a Giulio quando si era ricordato uscita di le due parole. Il problema di fondo qual è? È che esce, allora, più vai su purtroppo, se non c'è una bomba che tira, non ce va, e la pressione cala. Il problema è questo.
quando apri il rubinetto dell'acqua, in certe ore della giornata, è chiaro che se la gente non sta a casa, io ce l'ho un pochino di più, un filino di più, ma quando andiamo poi verso sera o comunque verso le punte della mattina per lavarti, eccetera, tu rimani o sotto quel filo d'acqua di doccia congelata, o la sera, se riesci a far partire i termosifoni, come io ho provato ad accenderli, si freddano poi in strada facendo, cioè tu lo accendi, si scaldano e poi dopo un quarto d'ora tu non cerchi i termosifoni. È come se allora non avessero l'acqua. E la pompa, garantisco, direttore, la pompa, diciamo della caldaia, pompa, cioè si sente che è in moto, ma si sente fa dentro, perché c'è aria, transita aria. Ma la pressione dell'impianto è uno. È uno, non deve stare uno, dovrebbe stare a tre come lei. No. Ma due, dai. Fino a tre, signora, poi a se tre, tu, a me va bene uguale. A tre gli si apre la valvola e butta l'acqua di qua. Sì. Comunque, a tre dovrebbe essere il maio, dico male. Lo dico perché a casa mia sono sempre a fare. Perfetto, io mi sono pagato dei lavori da solo di idraulico perché c'erano dei problemi di gas. Non voglio niente per adesso, non mi interessa, magari a seguito di quello che succederà. Però l'ho fatto. L'idraulico era questo, sta uno. Uno non è sufficiente. Io ti dico tre, ma due. Ma uno la caldaia dovrebbe funzionare. La caldaia dovrebbe funzionare. No, la caldaia funziona, ma tu allora, se gelano i termosifoni. Ma non è che c'è qualche pezzo? Non c'è niente, è fatto tutto l'impianto dall'idraulica. Ma se quello è circuito chiuso, la caldaia. Sì, la caldaia parte. Cioè, la caldaia è circuito chiuso, sì. Cioè, se lei c'è una perdita di termosifoni, il tubo scende, deve ricaricare il tubo. La caldaia parte, il problema è che si fredda, dopo un quarto d'ora che gira, sta, se prende i termosifoni. Secondo me è un problema diverso. Posso consigliare? Sì. Secondo me sono due problemi diversi. Sì. Uno è l'acqua, che lei non c'ha sulla sanità. No, no, quella non c'è proprio, l'acqua non c'è. E uno è la caldaia. Bene, però dico, c'è tutto un insieme di cose che se faccio io, ho provato tre giorni fa i termosifoni, fammi provare. Poi per legge è uscita fuori il discorso delle valvole, no? Sai quelle valvole a testa termostatica, no? Abbiamo messo pure queste valvole, lo vediamo un po' un attimino se... Vabbè, comunque, al di là di tutto questo, l'acqua non c'è. Praticamente il rubinetto dell'acqua serve a ricaricare l'impianto quando c'è una pressione. Ma tanto tu puoi aprire quello che ti pare, te ne vuoi andare via, ritorni, sta sempre uno. Pure con un rubinetto aperto. Se lei lascia il rubinetto aperto, va bene. Se lei lo apre quando c'è pressione, dovrebbe salire la pressione dentro l'impianto. Sì, ma rimane a 1 e 1, 1,1. Allora, scusate, siccome c'è una cosa importante di cui volevamo trattare, che come sapete tutti è il discorso della vendita degli immobili del decreto Lupi, c'è qui diciamo la presenza anche della nostra portavoce alla Camera, che è Federica Daga, e per affrontare anche questa questione che comunque riguarda tutti ed è importante. Allora, sono stata avvertita da Enrico perché alcuni di voi hanno ricevuto delle lettere per l'acquisto della casa dove sono affittuare in questo momento. Avevamo temuto che si trattasse del decreto Lupi, che a maggio è passato Camera e Senato. Insomma, è qualcosa di abbastanza preoccupante quel decreto. In questo momento in realtà voi state ricevendo una lettera dall'ATER per l'acquisto della propria casa, ma non siete tenuti ad acquistarla. Certo, okay. E chi non può, che fa? La casa. C'è la legge del 93. Legge 560 del 93, siamo ancora a quei tempi. Se qualcuno vi sta dicendo che siamo sotto il decreto Lupi, ditegli tranquillamente che non è così, ok? Quindi questa è ancora la fase precedente di una legge di 20 anni fa. Il decreto Lupi in realtà è stato scritto, cioè un decreto attuativo si chiama, è un po' come dire esce fuori il documento e da quando esce fuori il documento ed è registrato con la carta bollata, lì diventa attuativo, cioè è legge e da lì non si scampa. In questo momento è sì scritto e firmato, ma è messo in un cassetto. Perché è messo in un cassetto? Perché c'è stato un lavoro che è durato 4 mesi di un gruppo che si occupa degli inquilini delle case popolari, che ha fatto un lavoro molto buono nei confronti del Ministero e gli ha fatto presente che se dovesse uscire fuori quel documento si creerebbe un problema di ordine pubblico, perché vi chiederebbero di acquistare le vostre case a un prezzo commerciale
in 45 giorni dalla vendita all'asta. Pagate voi. È così. Sì. Non so cosa vi stiano raccontando, chi è che vi sta raccontando. Hanno ricevuto anche un papà della famiglia di un amico, mi ha fatto vedere la lettera, c'è una lettera che però risale al 93, e a noi c'è al 93, state tranquilli che lì non c'entra nulla. Quella è una cosa vecchia, se non volete non l'acquistate, non siete tenuti, rimanete là dentro. Con quale formula? Con la stessa, con la sua. Con come una domanda gentile, vuoi? No, grazie. Sì, certo, grazie. Poi quella è del 93. Il decreto Lupi è un'altra roba. Sì, il decreto Lupi non è ancora stato emanato, non c'è in carta mollata, io prendo in un cassetto. Perché non è stata la votazione attiva dalla Esatto. Ma che non quando arriverà questo? Dato che non ci interessa che quel documento venga iscritto in Gazzetta Ufficiale, certo. Perché sappiamo benissimo e abbiamo denunciato già a maggio che cosa sarebbe successo se fosse stato emanato quello schifo di decreto, allora si sta lavorando anche per evitare che questa cosa succeda. Sì. E noi stiamo facendo le nostre piccole azioni all'interno per chiedere al ministro, butta via quella roba. La cosa che avrebbero dovuto fare non è scrivere il documento per la vendita delle case, ma scrivere il documento per la manutenzione delle case. Okay. Erano stanziati da legge 500 milioni di euro. Peccato che 500 milioni di euro non ci siano, ma ce ne siano a disposizione solo 5. Ok? Che c'entra? Però giusto perché voi lo sappiate e non veniate presi in giro da nessuno. Cioè in tutta la legge 5 milioni nazionale e solo noi ne spendiamo 15 per Roma. Non c'è stanziamento. Cioè Lupi aveva previsto 500 milioni di euro per il nazionale, che sono due spicci. E che non fa comprarsi. Qui si deve parlare di qualche miliardo di euro, vanno bene, no qualche milione, i miliardi ci vanno bene. Vabbè, perché se sono ladri poi a prezzo di mercato, a prezzo di mercato. A prezzo di mercato, spiegate a prezzo di mercato. Ma chi sei? Dove è che è fatta? Guardi, non è problema. Gesso. Facciamo una cosa. Quando poi dovremmo andare a chiedere a Lupi, ci venite pure voi. Ecco, i miliardi ci sono, l'autonomo e le caldaie sono a nostro carico in tutti i sensi. No, sono a vostro carico come manutenzione ordinaria, tant'è che la caldaia per essere sostituita deve aver avuto tutti i bollini blu previsti dalla legge, deve essere stata fatta la versione e l'inquilino dovrebbe essere l'inquilino non è riparato. Ecco, invece è cambiata perché non era riparato. Posso aggiungere le cose? Perché almeno invece era stato detto che il nostro carico non cambiava a comprarla, perché da quanto volta diciamo cambiato. Se non mi fa finire, però non abbiamo più. Io volevo finire sul perché per noi è tanto strana questa cosa, perché allora informateci. È quello, infatti. Se lei va, non mi date molto. Se lei
va all'ufficio di riscaldamento, questo era un insegnamento. No, allora, anni fa ci avete spostato la caldaia dall'interno della casa a fuori della casa, sì. E da quel momento in poi ci avete comunicato che era tutto esclusivamente al nostro carico, da quel momento in poi era nostra la manutenzione. Non lo so, però vuole aggiungere questa cosa che è importante, che l'inquilino deve essere un inquilino regolarmente iscritto al contratto. Io ho avuto il servizio di impianti tecnologici per 6-7 anni, 8 anni, negli ultimi anni, e questo era l'input che dicevamo tutti. Se vuole l'indirizzo dove le abbiamo cambiate, case, tutte le famiglie. Allora la regione, sì, io sapete, cioè lui, il direttore Rossi saprà già, immagina quello che io sto per dire rispetto a quello che abbiamo chiesto ufficialmente con una lettera al direttore, che attende ancora una risposta. Lui sarà ormai diventato un tormentone, cioè un discorso più chiaro sui tempi di intervento, sul tipo di manutenzione, su... Perché il discorso del pronto intervento, che comunque ha una sua logica, però effettivamente lascia le persone ancora nell'incertezza, perché voi stessi dite dipende dalla situazione che troviamo, ma poi dipende anche effettivamente loro, non essendoci una rete, non si sa neanche chi chiede cosa, chi chiede quell'altra, e quindi non sanno neanche le urgenze come vengono gestite. Cioè, io sono stato a Valmelaina l'altra volta e ci sono persone anziane praticamente sequestrate a casa perché l'ascensore che dovrebbero costruire non viene costruito da tempo. Ci sono richieste di interventi non stanziati, ditemi se è esatto, ma da 10 anni, e qui si sentiva anche da... Allora, questo discorso sulla trasparenza, che è una cosa fondamentale, che non è stata sollevata solo da noi, è importante, perché se loro avessero... Perché vedete, la maggior parte di questo malcontento, questa irritazione, deriva dal fatto di essere buttati lì da una parte, sì, e non si sa quello... E si sa che succede, quello che... Adesso, pur dando atto che siete venuti qui, l'ufficio tecnico, avete raccolto, è qualcosa che dovrebbe essere condiviso con tutti i cittadini, perché per il Corviale si sta facendo questa cosa qui. Adesso sono stati stanziati dei soldi anche della regione, c'è stato l'impegno di Zingaretti, però non è che dice facciamo noi, si è fatta una riunione, un'assemblea partecipata, i cittadini stessi hanno detto, perché non le potete neanche conoscere voi tutte le cose, quello che non va, e gli stanziamenti avvengono sulla base di quello che si deve fare. Però questo dialogo, questa partecipazione ancora manca dal punto di vista, non si riesce ad avere un sito, secondo me, ancora vostro, per chi si vuole andare a informare, chiaro su questa priorità. Una volta c'erano le graduatorie, adesso non so se ci sono ancora consultabili. Noi non lo facciamo. Di che cosa? Di appello? Degli interventi. Della priorità degli interventi. 10 anni fa ho visto che c'era, come dire, negli appalti. Poi il sistema degli appalti. La programmazione però non è accessibile. No, nel sito, dico, dovrebbe essere, come dire, messa a consultazione, consultabile. Ed è fondamentale, perché così diminuisce anche a voi un carico, che è quello delle persone che si trovano a non poter consultare queste cose. Secondo, i riscaldamenti, adesso non è che la questione del Laurentino 38 sia auto sciolta da solo, si è sciolta, credo, non solo perché il quartiere ha fatto, credo, 10 anni di denunce, non per carità, non al direttore, ma in generale, su una situazione in generale. Perché io bisognerebbe verificare le ore erogate, le fatturazioni che vengono fatte, io ho depositato una perizia, poi ci mettiamo a ragionare, ci sono delle discrepanze, la perizia è giurata, allora bisogna vedere pure le ore che vengono erogate. Tutta questa roba qui deve essere, come dire, condivisa con chi è l'utente, perché sennò si crea questo... Lo dico pure per voi, perché poi vi trovate delle folle di persone, famose inferocite, perché non hanno notizie. C'è una persona che non riceve notizie, è inferocita, perché non ha comunicazione, se non c'ha persone davanti, quando ne trova qualcuno, conta a loro che viene... Naturalmente si sfoga, perché trova la persona e dice adesso gliele dico tutte, eccetera. Quindi questo per dirvi che non è una questione
e questa è la seconda notizia che do al direttore in diretta, diciamo, che stiamo creando un comitato di cittadini intermunicipale, tra tutti, Laurentino 28 di Burtino, e il povero direttore dovrà fare delle assemblee pubbliche tipo queste, dando le stesse, no vabbè, questo attenzione, potrebbe essere di informazione in cui, ma perché dico questo, deve essere chiaro, perché il problema non nasce e muore con voi, perché sarebbe ingiusto rispetto anche agli altre persone che vi dico hanno cose, io sono stato a visitare delle cose terribili che vanno affrontate. Quindi se c'è la disponibilità, come mi sembra che sia, e però pure a rispondermi alla lettera, io lo dico sempre come 10 domande di Repubblica, però no, voglio dire, no, ma se voglio domande rispondo, cioè però mi dice sembra di rispondere nei fatti, no, no, io voglio, io scrivo una lettera, lei risponde adesso, però io sono nelle istituzioni, è un problema formale, no, formale è una domanda che le istituzioni rivolgono ad altre persone, però la risposta qui con i cittadini è una cosa che apprezzo. Però ci sono anche vari livelli. Sì, però anche Zingaretti non si aspettava che gli rispondessi al bilancio, dice adesso siamo in attivo, pensa alle manutenzioni, perché facendo la propaganda non andiamo da nessuna parte, l'ATER è inattivo, vabbè, allora fai le manutenzioni. Cioè, allora il discorso, però, no, 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 lo dico per dire il tipo di azione che stiamo facendo. Dobbiamo anticipare, che in effetti facciamo manutenzioni. Però dicevo questo, perché questo gruppo di lavoro? Perché crea quel contatto che mi sembra che non possa essere acceso e spento ad intermittenza tra i cittadini, inquilini e l'ATER, su questioni in maniera continuativa su certi argomenti, per cui chi vuole sapere informazioni sul decreto Lupi non è che deve venire una volta Federica Daga qui eccetera, ma deve essere qualcosa che Federica Daga dice dinanzi la nostra, a una serie di persone che dopo un minuto si scambiano le informazioni, si evitano attriti, conflitti, eccetera. Secondo punto, se la questione dei riscaldamenti, se è comune a tutti, c'è il distacco, cioè per esempio alcuni sono anche proprietari delle case perché hanno avuto il riscatto, e beh loro... Però devono avere il diritto previsto dalla legge di staccarsi, non è una cosa stata semplicissima, è stata risolta, ne do atto, eccetera. Quindi i temi sono tanti. Si comunicano dai municipi e il direttore verrà invitato, dicevo, glielo preannuncio, in varie assemblee pubbliche, attenzione, non assemblee del Movimento 5 Stelle, perché non è targata questa cosa al Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha una attenzione come portavoce dalle istanze che vengono dal territorio e le riconsegna ai cittadini, perché si muovono i cittadini. Quindi questo qui abbiamo una specie di cartello che sembra, come dire, un'occupazione del Movimento 5 Stelle, in realtà va bene il Movimento 5 Stelle, ma deve partire poi un'azione diffusa per cui rende anche forti loro, perché giustamente ogni volta che vengono sommersi da richieste, eccetera. Però vi dico, adesso partiremo per il Tiburtino Terzo, la Valentino 38, Valmeraina e tutto quanto, perché sti 50.000 appartamenti, non dico che ce ne facciamo uno per uno, ma quasi. Grazie. Grazie.